Stiamo per intitolare il nuovo ospedale al patriarca Michele Ferrero e a suo figlio Pietro. Da quando sono arrivato ho sempre detto che l'ospedale di Verduno non sarebbe stato la somma degli ospedali di Alba e di Bra. Doveva essere qualcosa di speciale. Abbiamo vissuto per tanti anni le alterne vicende per la costruzione di questo ospedale, non senza difficoltà, ma siamo giunti alla fine. E devo dire che però in questi anni una cosa che non è mai stata messa in dubbio è l'obiettivo che si voleva raggiungere. Grazie alla famiglia Ferrero per tutto quello che ha fatto per l'Albese, per tutto il territorio, per l'Italia ovviamente e in questo caso anche per l'ospedale. Che è un ospedale nella natura, vorremmo portare la natura nell'ospedale, cioè abbiamo il sogno di fare un grande parco. Ed è per quello che parlo di un rapporto indissolubile ed è per quello che il signor Pietro e il signor Michele Ferrero saranno per sempre nei nostri cuori. La bravura dell'orchestra è fatta da saper suonare insieme. Un giorno che rimarrà negli annali della storia della sanità locale e non solo. Credo di poter rappresentare il sentimento di viva gratitudine alla signora Maria Franca e al dottor Giovanni Ferrero e alla signora Luisa e Paola per aver consentito ad unire i nomi dei loro cari Michele e Pietro a questo nuovo grande ospedale al servizio del territorio. Un territorio a cui la vostra famiglia ha sempre dimostrato affetto e cura, certi che continuerete a farlo nel prossimo futuro. Dopo tanti giorni difficili, oggi è un momento di grande felicità. E dedicare un ospedale vuol dire dedicare la vita. Qui dentro passa la vita di tutti. Qui si gioisce, qui si piange, qui si cade, qui ci si rialza, qui ci si ammala e si guarisce. Questa è la vita. E allora dedicare a un grande maestro di vita come Michele Ferrero questo ospedale, io credo che sia davvero una scelta giusta, una scelta importante. Cesare Pavese nella Luna e Falò scrive quel pezzo molto bello in cui dice che è importante avere un paese perché avrai sempre un posto in cui potrai ritornare. Ecco, questo è il vostro paese e oggi io come regione vorrei regalare a voi tre, e dottor Giovanni le chiederò anche di regalarlo ai suoi figli, di portarlo a Bruxelles, proprio una copia della Luna e Falò. Il Piemonte è casa vostra, Alba è casa vostra. Magari la vita vi porterà a studiare, ad amare, a sposarvi, a viaggiare in tutte le parti del mondo. Ma sappiate che quando tornerete qui, la porta è la porta di una casa aperta, perché questa è la vostra casa. Grazie. E qui, al di là di ogni retorica, se mi è consentito, con il cuore in mano da cittadino, vorrei tributare un applauso ai nostri veri eroi, che sono questi signori. Abbiamo compreso quanto siete determinanti nelle nostre vite e lo porteremo nel profondo della nostra coscienza civile, nel nostro senso di responsabilità. Tutto l'enorme dono che voi avete dato facendo prova di una dedizione senza fine a una missione di vita. Mi sia consentito ricordare la forza morale e lo spirito umanitario di mio padre, imprenditore e innovatore, e la modernità lungimirante di visione di mio fratello. Siamo convinti che questa struttura si inserirà tra le eccellenze sanitarie del Nord Italia, accogliendo i nuovi talenti in un contesto moderno e tecnologicamente avanzato. Inaugurare oggi questo ospedale rappresenta per noi un unico, irripetibile momento da condividere con voi che tanto lo avete amato. Thank you.